Vabbè, ovvio che non siamo in Serie A e quindi non ci possiamo aspettare chissà che cosa, però sappiamo con chi abbiamo a che fare e cerchiamo comunque sia di lamentarci il meno possibile e di andare avanti. Ovvio che poi trovi gli arbitri che magari fischiano tutti i falli, tutti i minimi contatti, gli arbitri invece che lasciano correre, devi essere anche bravo te a interpretare la gara, l'arbitro, abituarti anche durante la partita. Lo dico io, non sta in cielo e in terra. Dopo tre falli, però ho visto te quando ti hanno lì, hai parlato dei compagni delle squadre, invece ne hanno assicurati dopo quando ha fatto l'altro. Sì, perché sei rimasto lì a campare gli altri. Perché tanto è inutile, ormai mi ha ammonito, sì, facciamo, glielo facciamo capire, però tanto serve a poco comunque sia andare tutti addosso all'arbitro in quella maniera. Senti, sulla prestazione della squadra, quella tu non insomma, penso sei soddisfatto, no? Di tornare titolare, è arrivata la vittoria, è arrivato insomma al primo tempo, hai costruito un'occasione per Masucci, anche l'occasione del corso. Sì, sì, no. Ci stiamo allenando bene, mi sto allenando bene e penso che si veda anche quando entro in campo, ovvio che quando non gioco dispiace, però sappiamo comunque sia che chi gioca fa sempre bene e cerchiamo di tenerci tutti pronti. Oggi abbiamo preparato la gara al meglio, la Pro Piacenza ci ha affrontato, come ho detto prima nell'intervista, a viso aperto e questo ci ha permesso di comunque sia anche di esprimerci noi al meglio. Abbiamo fatto le nostre cose con pazienza, senza forzare troppo le giocate e ci sono riuscite bene. Posto? Sì. Posto? Sì, è posto. Grazie. Posto? Va, sì. Va. Ciao. 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 Puntuale. Poi, fuori c'è solo punto che fa 50. Della partita, grande soddisfazione personale, due gol, contributo importante a questa vittoria. Sì, una vittoria importante, sono contento anche per me, quindi ogni tanto mi prendo qualche soddisfazione anche per me, dai, è importante anche per il momento, dare continuità comunque secondo me era molto molto importante. Ricordo una cosa che tu dicevi una stagione fa, che era una giornata guadagnarci sempre il posto di giocare la tua carriera, mi sembra che quest'occhio ogni volta che subentri, oggi soprattutto hai fatto anche questa opportunità, ti ha dimostrato proprio quello che hai detto all'inizio. Sì, dai, diciamo che nonostante l'età e tutto, diciamo, la storia è sempre stata quella, penso che ognuno abbia il suo destino e mi fa piacere che comunque ho... C'è anche il riscontro del campo, che è la cosa più importante. Si diceva spesso, insomma, colpitore di testa, il periodo rosso siete attaccante. No, vabbè, ne ho fatti un po' in carriera, dai. Poi magari sì, quando sì, trovi questa difesa a zona e riesci a prendere il tempo, diventa un po' più facile. Magari da uomo ti tengono. Ci hai già provato il primo tempo sì, con quel cross sì, di sì, San Miguel, sì, no? Sì, no, oggi la verità abbiamo sviluppato, siamo arrivati bene, erano arrivati da già, cioè sempre il Birindelli aveva fatto un altro cross prima bello. Si è trovato bene con Marconi? Sì, 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 è stato, mi sono trovato bene, sì, sì, molto. Quanto è importante sfruttare anche, come forse è già stato detto, ma io stavo scrivendo, quanto è importante anche sfruttare di palle nel calcio di oggi si sa, una statistica comunque non so se sia il 70-80%, è un po' che non si segnava, infatti quando non si segna bisogna un po' dividere le colpe tra chi calcia e chi la va a cercare. Speriamo che sia il primo di tanti. Sì, 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 infatti dispiaceva un po' a tutti non riuscire a raccogliere i frutti. Oggi ho detto, meno male. E speriamo di andare avanti su questa strada. Ecco, stiamo facendo un anno, prima che può essere scomodo, ma vediamo un po' che storicamente, perlomeno negli ultimi anni, cioè, non è che abbia fatto molto bene
sia in difesa che in attacco nei calci da fermo. Invece quest'anno stiamo invertendo la tendenza. Cosa riscontri tu magari di diverso sul lavoro passato, visto che ormai è un po' che ci sei? Sì, no, vabbè, ognuno poi ha il suo modo di lavorare, a volte sono anche episodi. Vedo comunque un ambiente positivo in tutti i settori, diciamo, dai. E speriamo che questa, che riusciamo a trascinare con questa positività un pochino tutti, tutto l'ambiente, che secondo me ha voglia di vivere delle emozioni belle, se le merita anche, purtroppo dopo gli ultimi anni, magari io sono stato in questo anno e mezzo, ci sono state anche un po' di delusioni, quindi siamo tutti carichi, penso. Sia domenica che oggi sei stato bravo a sfruttare, ad aggirare la difesa avversaria, sì. Perché quello è un aspetto che finora in generale si era visto poco. Sì, sì, vabbè, cioè, cerco di magari di trovare qualche altra, cioè di dare qualche alternativa, di magari dare un po' meno riferimento, poi a volte va bene, a volte va male, oggi è andata bene. Questo? Va bene. Grazie mille, arrivederci.